Le squadre stanno entrando in campo, Boretto e Nibbiano e Valtidone. In un incontro valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Partita decisiva soprattutto per il Boretto, in quanto il Nibbiano ha raggiunto la matematica salvezza domenica scorsa. Come detto, che si sfideranno davanti ad un folto pubblico qui al campo Saccani di Boretto. Ancora per Jakimowski, ottimo il passaggio centrale e si libera in arma. È provvidenziale l'intervento di Sov. Vediamo Fanti sulla palla, direi che è quello più vicino. Gran tiro e buonissima parata del portiere del Nibbiano. Namli ancora che recupera la sfera, cerca di volarsi, passaggio filtrante, ecco la palla, è in cespi, ecco il tiro, ma termina fuori. E Namli velocissimo. Adesso tu che sei più tecnico, come lo chiamiamo? Io che dico time out, io dico che andiamo a bere qualcosa in compagnia. Proprio che sia un cross al centro dell'area, così è. Troppo basso, c'è comunque una deviazione. Vediamo cosa decide di fare il capitano Namli. Potrebbe anche sicuramente, da come sono schierati i giocatori, sicuramente cerca il tiro in porta. La posizione è davvero... è davvero proibitivo, ma lui potrebbe riuscire a questi colpi, però la palla si impenna. Il cross è interessante, è lungo, il portiere respinge e riparte Jakimowski. Vediamo nel frattempo il calcio di punizione, Grasso direttamente in porta, la risposta di Bonini. Nel frattempo ancora Namli sembra una fotocopia del calcio di punizione calciato prima, la palla in mezzo, c'è un bellissimo stacco del numero 4 Guey. Ecco, intanto vediamo Fanti che entra in area e calcio di rigore in favore del Boretto. Calcio di rigore, vediamo che sia il collaboratore numero 1 ha fatto il movimento di andare sulla riga di fondo per andare a confermare quello che ha deciso il direttore di gara. Fanti alla battuta, vediamo. E c'è la rete, il Boretto è in vantaggio. Il Boretto in vantaggio col brivido, devo dire, perché il rigore di Fanti, vedete, sono esplose le trombe in questo momento, le trombe del caldo e appassionato e numeroso pubblico di Boretto, veramente un pubblico che non ha mai abbandonato la squadra. Il calcio di rigore romano trasformato da Fanti col brivido, perché al momento il portiere ci arriva. Vediamo, pronto la battuta, ora il Boretto dovrà cercare... Ecco il bellissimo cross in mezzo, il colpo di testa, un miracolo, ma c'è la rete e c'è il pareggio immediato, al nono minuto dovrebbe essere il capitano Jakimowski, al nono minuto, è durata poco la gioia del Boretto. Ecco un'occasione per il numero 19 del Boretto, il tiro però è troppo centrale. Addirittura Misteriotti ha estratto dal cilindro degli schemi tattici che sta facendo vedere i propri giocatori. Bravissimo,
da qui in avanti non ce ne deve essere per nessuno. E quindi questa interruzione credo che sia venuta a vantaggio, a mio modesto parere, per il Boretto, perché adesso dice: ragazzi, attenzione, mancano 20 minuti, quindi 20 minuti, 25 con recupero, qui ci giochiamo una stagione. Tutti i giocatori schierati come sempre. E c'è la rete! E c'è la rete di Fanti! Incredibile! Fanti! Fanti! Ha segnato Fanti, bellissima, bellissima. Al 32esimo della ripresa. Il bomber Fanti. Devo dire che questo Romano è stato un pezzo di bravura, perché Ennamni ha fintato il cross lungo, il passaggio rasoterra per Fanti è stata davvero un'idea, anche se il tiro di Fanti non sembrava irresistibile, ma il portiere si è lasciato ingannare. Un rimbalzo strano ha così messo il portiere in difficoltà, che il portiere era già a terra. Geniale è stata la giocata di Ennamni, quando tutti i giocatori si aspettavano il cross alto in area, lui con un passaggio rasoterra verticale, chiaramente studiato sicuramente in allenamento. Intanto vediamo ancora il Boretto qua, e c'è la rete ancora del Boretto, l'azione di contropiede velocissima, il numero 18 Diouf, una ripartenza velocissima, il numero 18 Diouf al minuto 34, se non sbaglio, ha probabilmente chiuso i conti per quanto riguarda questa partita. Inutile chiederti se te l'aspettavi, Romano, perché avevi già anticipato durante quella pausa per il caldo che avremmo visto un Boretto diverso, poi che riuscisse a segnare due reti non si sapeva. Però diciamo che avevi, secondo me, annusato, già fiutato che qualcosa sarebbe cambiato. Diciamo Dante che dopo 100 anni di calcio qualcosa si può, mica sempre ci prendiamo, però direi che c'erano delle situazioni sul campo e delle situazioni esterne che Misteriotti aveva l'obbligo di provare a fare qualcosa. La cosa che io chiedo a Misteriotti, se ci sente, io adesso metterei dentro Lorenzini. Tolgo un'altra punta, metto dentro Lorenzini davanti, palla addosso, la tiene e prendiamo il calcio di punizione dal limite, e per me sarebbe un grande sogno vedere Lollo gli ultimi 5 minuti. Ci giungono delle voci di un risultato negativo sulle zone del comune di Scandiano, però non vogliamo tanto. Vediamo questa! C'è la rete! No. Sì, rete. Il numero... Io direi che ha segnato chi ha tirato la punizione, secondo me non l'ha toccata nessuno, perché è un momento dove l'aspetto psicologico la fa da padrone, perché il traguardo è lì vicino e tutti si spera. Intanto la palla esce dal fondo, questo Dante, questo è un bel segnale, perché poteva portare Jakimowski alla doppietta. Per ora c'è il cross in mezzo, la respinta di testa, il numero 18 del Nibiano, veramente fasi concitate, calcio di punizione fuori del Boretto, il fischietto in bocca, Romano. Ed ecco in questo momento il triplice fischio finale. Romano, un attimo solo. Triplice fischio finale, il Boretto batte 3-2 il Nibiano Valtidone, un successo meritato. Vediamo la squadra del Boretto a festeggiare sotto la tribuna piena di tifosi impazziti che tributano un grande applauso. Romano, io che dire, ti chiedo un commento finale, due parole. Per quel che sarà domenica prossima, lo sapremo fra qualche minuto, l'ufficialità. Per ora ti chiedo
un commento finale e ti dico grazie già da adesso. No, un commento finale, direi il risultato giusto, meritato da parte della squadra di casa che si giocherà la stagione ai play-out. Quindi complimenti a tutti, complimenti al mister, complimenti a tutti per la bella prestazione, ma soprattutto per la vittoria. Bene, io gentili telespettatori vi ringrazio per essere stati sintonizzati sulle frequenze di Telereggio. Un saluto appunto da parte di Romano Ferretti e da parte mia, da Dante Bosi appunto, che vi saluta, vi ringrazia della cortese attenzione, vi do appuntamento ai prossimi appunto appuntamenti sportivi su Telereggio, in principal modo 91esimo minuto, martedì sera con il grande Romano Ferretti e Francesco Ferrari, quindi ripeto Romano martedì sera, 22:40. Saluti e una buona serata a tutti, grazie. Bene, siamo con Stefano Barilli, centrocampista del Nibbiano, però ai nostri microfoni perché comunque Stefano è un reggiano, ha giocato nella Reggiana, nelle giovani. Io ci tengo a dirlo, io luzzarese, che intervisto un luzzarese e facciamo doppia festa perché come dice lui, Luzzara ha vinto il campionato proprio senza spareggi e il Boretto si giocherà la permanenza in categoria al play-out. Marco, cosa hai pensato quando quella palla lentissima, a un minuto alla fine, è uscita pian piano e sfilata? Non si può dire, non si può dire, ma si è fermato più di un cuore. Mamma mia. Quando Iachim... Ok. Ecco, dopo Barilli, un altro protagonista, grande protagonista del Nibbiano, appunto del Nibbiano Valtidone, siamo col capocannoniere del campionato, Minasola, al quale rendiamo omaggio con questa intervista perché lui ha giocato tanti anni in Serie D, quest'anno appunto a Nibbiano, ha segnato 25 reti. Complimenti miei, ma soprattutto complimenti a te e anche alla squadra perché oggi ha dimostrato una sportività veramente esemplare pur essendo già salvi. Grazie mille a tutti innanzitutto, siamo venuti qua, abbiamo giocato la nostra partita, c'era caldo, abbiamo cercato di fare le nostre cose, a parte il risultato era l'ultima di campionato, eravamo già salvi, quindi va bene così. Certo che tu e Grasso là davanti siete una coppia scomoda per qualunque difesa. Sì, siamo una coppia che ci troviamo molto bene insieme, giochiamo anche in estate insieme e sperando di continuare insieme. Ecco appunto, dicevo, prospettive per l'anno prossimo, penso che tu voglia rimanere, ti sei trovato bene a Nibbiano. Sì, a Nibbiano mi sono trovato molto bene, ho ancora parlato con il presidente, ma penso che non ci siano problemi per metterci d'accordo. Bene, ringraziamo il bomber Minasola e in bocca al lupo per il futuro. Grazie, ciao, grazie.